Un ben ritrovati a tutti quanti dal vecchio bastardo in questo video. Primo di una serie in cui andremo a vedere i roster di tutte le fazioni che saranno presenti al day one di Total War: Warhammer 3. E quindi anche i roster saranno quelli iniziali in uscita del gioco. Probabilmente. Con eh, successivi DLC i roster eh, verranno implementati per tutte quante le fazioni. Vedremo tutte quante le unità, daremo un'analisi un e un giudizio per le unità guardando tutte le statistiche e tutte le abilità. Sarà un video un po' lunghetto, un video un po' tecnico, ma spero che vi serva per capire l'utilizzo migliore di ciascuna unità di ciascuna fazione. Nel video precedente avevo detto che eh, li avrei fatti in ordine alfabetico, eh, parlandone invece col tarfone, abbiamo deciso di offrirvi nella stessa giornata eh, dal parte del nano la presentazione della fazione della campagna e nel video successivo invece il roster per Consegnarvi in un unico giorno entrambi i eh, nostri contributi per la fazione. Speriamo che vi piaccia, che vi interessa. Fateci sapere, ovviamente, nei commenti cosa ne pensate. Prima di iniziare, comunque, come sempre, voglio ricordarvi che sotto al titolo in descrizione trovate i link di tutti i canali che fanno parte della clicca del sottosuolo. Seguite anche gli altri. E se invece volete dare una mano al canale del Trafone e del vecchio bastardo,. Vi chiediamo soltanto di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei video che rilasciamo. Aspettiamo da parte vostra un like se questo video vi piace e i vostri commenti sul roster di Nargol, sulle sue unità, sulle loro statistiche. Cosa ne pensate voi? Bene, direi di iniziare, ma per iniziare prima occorre fare una premessa. Nei due precedenti titoli di Warhammer, quindi il primo e il secondo, eravamo abituati a vedere eh, le unità mh, pronte alla difesa per eh, alcuni tipi di unità avversarie o meno. Soltanto alcune unità erano, eh, come dire, abili a contrastare le cariche avversarie, come nel caso qui a sinistra. Difesa contro le cariche di unità grandi. Vi ricordo che come unità grande, come sempre, comunque è rimasto il concetto di tutto ciò che è almeno grande come un cavallo e da lì in poi. In questo caso a destra avevamo l'abitudine su alcune unità di trovare difesa contro tutte le cariche, quindi di qualunque tipo di unità. Questo concetto adesso è superato perché tutte le unità potranno essere preparate contro le cariche. Come vediamo qua in basso? Eh, se voi eh, per un pochino di tempo non muoverete le unità, sopra di esse appariranno eh, questi simboli, questo scudo diciamo argentato che sta a significare preparata contro le cariche. Quindi sarà in grado di contrastare meglio la carica di qualunque unità avversaria che vi giunga addosso. Possa essere Un'unità grande o un'unità di tipo fanteria, parliamo così. Quindi ci sarà da abituarsi un attimino a questo nuovo concetto nel capire, nell'ottimizzare quanto tempo le unità mettono ad essere preparate contro le cariche in modo che si attivi nuovo, eh, questa nuova icona che lo vedete in alto eh, sopra ciascuna unità. Bene, detto questo, iniziamo con il roster di Nargo e iniziamo dal, dal roster di Nargo. Iniziamo dai Lord, il primo Lord che andiamo a vedere è l'Araldo la Lar di Nargo. Morte, un'unità. Un Lord, scusatemi. lancio incantesimi in grado di penetrare le armature, in grado di fare attacchi benefici. Eh, un valore di armatura non molto elevato, ha soltanto 30, un buon valore di disciplina con 70, la velocità è decisamente scarsa 27, eh, tenete presente che un, unità 20, un indice di 27, la velocità vuol dire essere più lenti generalmente anche di diverse unità di nani. Ha un discreto attacco corpo a corpo di 45, l'attacco corpo a corpo determina le probabilità di colpire il nemico quando siamo in corpo a corpo, in mischia, ma eh, abbina a questi attacchi attacchi di tipo benefico, come abbiamo visto prima, in grado di dare questi debuff alle unità avversarie. Li va a diminuire del 15% la velocità, che comunque quando siamo a corpo a corpo la velocità è, 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 è poco impattante, soltanto se l'unità si volesse sganciare soffrirebbe di questo, di questo malus, ma da un meno 15 di danni da proiettili penetranti, meno 15 di danni standard da proiettili, meno 15 di danni standard da arma e eh, lo stesso meno 15% scusatemi sono percentuali queste eh, penetranti dell'arma eh, sicuramente gli ultimi due sono quelli più importanti perché anche il fatto dei è difficile con unità ingaggiata in corpo a corpo continui a utilizzare i proiettili e quindi è sicuramente più importante il debuff dei danni standard da arma. Ricordo, mi correggo rispetto a prima, ribadisco, è una percentuale, non un numero secco, un discorso diverso. Buona, la difesa corpo a corpo con un bel valore di 52. La difesa corpo a corpo determina la probabilità che un'unità venga colpita durante il corpo a corpo. Eccellente la eh, forza dell'arma, un bel 400, che vedete 120 sono i danni standard, ben 280 quelli penetranti, perché questi cona vuol dire penetrazione dell'armatura. Quindi un lord che è decisamente molto efficace contro unità provviste di armatura. Niente di che, piuttosto basso il bonus di carica di 20. Venendo alle abilità, eh, magari lo lascerei. ma Andiamo così, forse si vede meglio. All'abilità ah, del ricettacolo della fecondità. Eh, non sto a, uh, a leggervi tutto, ve li faccio vedere perché, se no, il video, ragazzi, diventerebbe di tre ore. Come incantesimi ha praticamente tutto il sapere della morte, che potete vedere qua: un sapere, eh, una scuola di magia, definiamola così, che già conosciamo dagli altri titoli. Ha delle abilità passive, è un'unità in grado di causare paura, incoraggia, si può nascondere nella foresta. È un'unità di tipo demoniaca, quindi ha resistenza fisica, non fugge, è immune al terrore e subisce danni quando il livello di disciplina è basso. Un po' diciamo quel concetto se vogliamo che abbiamo già visto con i vampiri. Nuvolo di mosche, è un potenziamento, un'abilità passiva, eh, garantisce una difesa corpo a corpo a più 9 durata eh, si può usare eh, se siamo ingaggiati eh, in corpo a corpo e anche si ricarica se impegnati in corpo a corpo. Già eh, la difesa corpo a corpo di questa unità non è male, un ulteriore più 9 è decisamente interessante anche se forse considerando che ha, che ha già un eh, 52 di suo forse sarebbe stato il caso di aumentargli un po' l'armatura al limite, ma Va bene, direi che ci può stare lo stesso. Eh, andando avanti, eh, ferite, è una maledizione, è in uso se i punti ferita sono inferiori al 25% per questo lord, va a dare dei debuff ulteriori alle unità ingaggiate in corpo a corpo, un ulteriore meno 20% dei danni delle armi e un ulteriore meno 10% alla velocità. In più... Esilio, che però provoca danni gravi a se stessi, eh, dà dei, dei danni importanti all'avversario, ma si può usare soltanto se la disciplina è distrutta, l'esercito è, come dire, eh, abbastanza in difficoltà. Instabilità demoniaca, eh, lo stesso, ma è il... Lo step precedente, vedete i danni al secondo sono inferiori, eh, anch'essa provoca danni all'unità, eh, ma soltanto è attiva se la disciplina è fiacca, quindi se la disciplina è abbastanza giù, ma ancora eh, l'esercito non ha perso la sua coesione. In più, lo asciuga vita, sempre dalla scuola della magia della morte, condotto arcano per ricaricare... I venti della magia del 40%, resistenza: attenzione, a questo è importante. Un bel 20% di resistenza fisica, quindi i danni normali non magici vengono scalati del 20% per eh, quello che subisce questa unità, e ha una bella resistenza alle armi del tiro del 15%, concetto analogo. Eh, riguardo alla magia eh, come vi ho detto non sto a, a parlarne nel dettaglio per non rendere il video decisamente troppo lungo se vi può interessare scrivetecelo nei commenti eh, diteci se vi può interessare andare a fare degli ulteriori video sui singoli incantesimi sulle singole scuole della magia passiamo al secondo lord araldo di nargol lancio incantesimi penetra le armature attacchi benefici Andiamo a vedere le statistiche, sostanzialmente sono diciamo, le stesse delle unità precedenti, quindi non ci vedrei molto tempo, quello che cambia sostanzialmente è la, eh, è la magia perché eh, ha tutte magie della, eh, del sapere di Nargol, quindi eh, vediamo qua il flusso di corruzione, il miasma pestilenziale, maledizione del lebroso. Infestazioni rancide, ebollizione infestante abbondanza carnosa. Come abilità passive. Siamo eh, su molte nello stesse, mh, le stesse dell'unità precedente. Causa paura, incoraggia anch'essa, nascondersi la foresta demoniaca, nugolo di mosche, ferite, esilio, instabilità demoniaca. Ma in più ha ah, figli di nargol. Che eh, è una eh, sapere di Nargo per la rigenerazione eh, per 5 secondi, guarigione al secondo dello 0,2%. Condotto arcano rimane come rimane resistenza fisica e resistenza alle armi da tiro. Andando avanti, il grande immondo esaltato scuola di magia morte lancia incantesimi. In verde tra le armature causa in questo caso terrore. L'armatura sale, si arriva a un buon 50%, aumenta ancora la disciplina e si arriva su livelli molto buoni di 80%. La velocità, tutto sommato, per una eh, unità così grande eh, è decisamente valida per unità del genere. 36%, l'attacco corpo a corpo va a 60%, rimangono gli effetti anche in più di danni causati da veleno e di attacco magico. Quindi le unità protette da ehm, attacchi fisici normalmente, chiaramente l'attacco magico va eh, invece a incidere diverso. Dipende un pochino la difesa corpo a corpo, si passa a 50, sale molto di più l'attacco, eh, la forza dell'arma, i danni standard sono 165, quelli penetranti un eccellentissimo 385, appunto con penetrazione dell'armatura. Rimane anche in questo caso un bonus di carica decisamente insulso. Solamente 20. Le abilità per questa eh, unità ricordando che ha Scuola della Morte come magia principale, ha Sciame del degrado e va a debaffare le unità intorno a questa unità, le unità avversarie, del meno 20 come difesa corpo a corpo. Non male. Tutta la serie di incantesimi della scuola della. Morte, eh, quindi li vediamo qua oscurità e dannazione morbo dell'anima sembianze terrificanti sole porpora di xeurus destino di biuna come abilità passive è assediante è un'unità molto grande quindi potrete lanciarvi all'attacco delle città avversarie senza dover prima costruire macchine d'assedio e questo tante volte è una cosa decisamente eh, importante è in grado di generare paura ma anche terrore. Incoraggia, demoniaca. Non sto a ripetere tutte le cose che abbiamo già trovato ragazzi. Nugolo di mosche. Anche questa l'abbiamo già vista con l'unità precedente. Perite. Sembra una uh, abilità comune a tutti i lord per ora di Nargol. Esilio, instabilità demoniaca. In più già. fetore nauseante che dà una maledizione, un debuff alla disciplina di meno 8 per le unità avversarie in un raggio di 35 metri intorno a lui. Prosciuga vita, anche questo lo abbiamo già conosciuto, è il sapere della morte, condotto arcano, decadimento pestilenziale, è un danno diretto, non moltissimi danni, ma mh, dai 16 ai 32, portata 35 metri, ma la durata è infinita ed è in uso se... Eh, è in combattimento corpo a corpo quindi comunque va ad aggiungere danni alle unità intorno non da poco in più ha resistenza fisica del 20% che rimane analoga a quello delle unità che abbiamo visto precedenti non ha però eh, la riduzione dei danni sulle armi da tiro considerando che non ha scudi e ha sì una buona armatura ma comunque non eccezionale, ecco, prenderlo di mira già da lontano con i vostri tiratori potrebbe essere un qualcosa di interessante. Passiamo al grande immondo esaltato, ma questa volta ha il sapere di Nargo come magia, le statistiche come vedete non cambiano tra le due unità, per cui non ci sto a perdere tempo, vale un po' eh, il discorso degli araldi di Nargo che abbiamo visto prima, uno ha il sapere della morte l'altro ha il sapere di nargol andiamo comunque a vederle queste abilità sciame del degrado difesa corpo a corpo meno 20 per unità avversarie intorno a 30 metri ma si può lanciare questo incantesimo fino a 200 metri di distanza durata 20 secondi tempo di ricarica 60 colpisce al massimo comunque 5 unità flusso di corruzione come incantesimi, tutti presi dal sapere di Nargol, miasma pestilenziale, maledizione del lebroso, infestazione rancide, ebollizione infestante, abbondanza carnosa, come abilità passive, sono le stesse dell'unità precedente, quindi ve le ricordo e basta, assediante, causa paura, eh, magari vi specifico in questo caso cosa vuol dire causa paura. Eh, Questa unità spaventa tutte le unità nemiche riducendone la disciplina quando si trova nelle loro vicinanze. È però esso stesso immune invece della paura, quindi le, le penalità non si accumulano per lui. Causa terrore, anche in questo caso ve lo dico, causa terrore costringe le unità corpo a corpo prese di mira a darsi alla fuga per un breve periodo. Le unità che causano terrore sono immuni al terrore e alla paura. È in grado anch'esso di incoraggiare demoniaca come tipo di unità, nugolo di mosche, ferite, esilio, instabilità demoniaca, fetore nauseante E dà un bel meno 8, l'abbiamo già visto, alla disciplina degli avversari, figli di Nargol per rigenerare, condotto arcano, decadimento pestidenziale, resistenza fisica, 20% anche in questo caso. Terminiamo i Lord con Kugat, il padre del contagio, lancio incantesimi, penetra le armature, causa terrore, andiamo a vedere nelle statistiche, l'armatura diventa di un bel 70%, anche in questo caso però non abbiamo scudo, comunque una buona armatura di 70%, eccellente la disciplina di 85%, molto bassina la velocità, mh, a differenza degli immondi dove velocità è di 36%, Invece Kugat ha un 28, quindi si torna a un livello di velocità paragonabile a quello di un'unità di Nani, quindi molto lento. L'attacco corpo a corpo di 50, vediamo rispetto ai grandi mondi, scende. Eh, sempre però con danni da veleno e magici difesa corpo a corpo di 55 forza dell'arma che aumenta fino a 550 con 165 standard 385 danni penetranti con appunto penetrazione dell'armatura il bonus di carica è nullo ha soltanto 12 munizioni però perché può tirare anche da può attaccare anche dalla distanza ha 22 munizioni con eh, attacchi di tipo magico anche una bella portata di 400 e non è poco anzi eh, una pitata abbastanza piuttosto elevata con potenza di tiro dei dardi dei, dei proiettili di un bel 258 e anche in questo caso eh, abbiamo in più danni da veleno e penetrazione dell'armatura con danni che sono 45 standard 105 penetranti ma in più sono anche eh, esplosivi e quindi vi danno un 45 aggiuntivo di standard e un 60 di penetranti il tempo di ricarica di questi proiettili è di 9.9 secondi guardate il valore danno è visualizzato il danno su 10 secondi ricordatevelo sempre quindi praticamente sui, sui 10 secondi eh, siamo pari perché il tempo di ricarica è 9.9 secondi quindi. Non ci sono grandi calcoli in questo caso da fare come abilità a eh, tutta la scuola di Nargol. Chiaramente, come abilità a Orazione del padre del contagio, che è un potenziamento ad aria su 35 metri. Dura 26 secondi. Ci vogliono però ben 90 secondi per ricaricarlo. Ma dà dei bei buff a se stesso e all'unità intorno 24 di più. I plus alla difesa corpo a corpo e un bel più 16 alla disciplina. Ondata di Urglini può essere utilizzata tre volte ed evoca un'unità di Urglini che con il tempo eh, andranno ad autodistruggersi ma causando un'esplosione. Contagio virulento, debaffa gli avversari di un meno 40 di difesa corpo a corpo, può essere lanciato fino a 200 metri di lontananza da sé con una portata di 30 metri. Dura 30 secondi, ricarica 120, colpisce eh, al massimo 5 unità come incantesimi a tutta chiaramente la scuola del sapere di Nargol, flusso di corruzione, miasma pestilenziale, maledizione del lebroso, infestazioni rancide, ebollizione infestante, abbondanza carnosa. abilità passive assediante causa paura e terrore incoraggia fuoco in movimento sì perché può sparare con i suoi proiettili mentre si sta muovendo e anche questo è un aspetto molto importante demoniaca nugolo di mosche ferite infestazione di nurglini esilio scia vischiosa che questa è una maledizione per 15 metri intorno a sé ed è sempre attivo che causa un ulteriore meno 5 all'attacco corpo a corpo degli avversari e un meno 10% alla velocità. In più, instabilità demoniaca, figli di Nargol, condotto arcano, resistenza fisica del 20%, ma non resistenza aumentata ai proiettili avversari. Detto ciò, passiamo alla seconda parte, andiamo a vedere gli eroi. Gli eroi sono, eh, cominciamo dal cultista di Nargol, specialista delle unità corpo a corpo e in grado di fare attacchi benefici. L'armatura è praticamente inesistente, soltanto 15 privo di scudo. Disciplina non male, anche se non eccezionale, di 65 velocità congrua di 34 per un'unità del genere, quindi si parla di un valore di una. Normale fanteria grosso modo attacco corpo a corpo di 50 con eh, spezza armatura in pratica da un meno 30 all'armatura quando eh, questa unità riesce a colpire difesa corpo a corpo non eccellente anzi soltanto 35 che abbinata a un'armatura di solo 15 beh beh, beh potrebbe essere un po', eh, un po' scarsino tutto ciò, forza dell'arma 375, senza particolari, eh, senza particolari bonus e non troviamo neanche eh, gli attacchi benefici qua, non vorrei che avessero sbagliato invece gli attacchi benefici il discorso dello spezzo armatura perché non lo vediamo da nessuna parte. I danni della forza dell'arma sono 250 standard, 125 buoni, quelli penetranti. Anche in questo caso il bonus di carica è praticamente inesistente, è soltanto 20. Andiamo a vedere le abilità cerca nemici che già conosciamo, più 25% alla propria velocità con una perdita di vigore di 1% al secondo. Massacro totale è un potenziamento per stessi più 60% di bonus di carica ma su un valore di 20 non è che andiamo a, a trovare un valore di bonus di carica così importante ma quantomeno dà un più 25% ai danni standard e penetranti dell'arma cancello di nargol questo può essere utilizzato una sola volta evoca un'unità di untori unità che andrà a deteriorarsi col tempo Abilità passive incoraggia, si può nascondere nella foresta, rigenerazione. E questo non è niente male perché eh, è costante, è sempre attiva e va un po' a bilanciare quell'aspetto che dicevamo prima guarisce eh, 0-1% al secondo. Ma attenzione: è, è debole ai danni da fuoco e eh, danno invece un più 20% ai danni subiti. Nuvolo di mosche. Perite, resistenza alle armi da tiro del 15%. Va un po' a bilanciare il basso valore di armatura ed essendo privo di scudo. Passiamo all'appestato con scuola a morte. Lancio incantesimi, pendere dell'armatura, attacchi benefici e statistiche. Eh, L'armatura rispetto all'eroe precedente raddoppia, si va a 30%. Quindi siamo sui valori come vedete degli araldi di Nargol. Disciplina buona, in questo caso di 65%. Eh, velocità 27 quindi torniamo a valori molto bassi di velocità attacco corpo a corpo di 40 mm, un valore non eccellentissimo buono ma niente di che con danni da veleno e attacchi magici difesa corpo a corpo di 47 anche in questo caso un valore eh, non, ecce non eccezionale forza dell'arma 370 con penetrazione dell'armatura i danni sono di 110 standard, 260 penetranti e anche in questo caso il bonus di carica non è niente di che, è soltanto 20. A livello di abilità, ricordando che al sapere della morte ha ricettacolo della virulenza, prosciuga spirito come incantesimi, oscurità e dannazione, morbo dell'anima, sembianze terrificanti, solo porpora di Xeurus. Destino di Biuna, con abilità passive, è in grado di causare paura ma non terrore, può incoraggiare l'unità intorno a sé, si può nascondere nella foresta, demoniaca, nugolo di mosche, ferite, esilio, instabilità demoniaca, prosciuga vita, resistenza fisica del 20%, resistenza alle armi da tiro 15%, non male queste due. Abbinate insieme. L'appestato eh, successivo è quello del sapere di Nargol, quindi le statistiche come vedete tra le due unità non variano, cambiano soltanto eh, gli incantesimi a disposizione perché qui c'è tutto quanto il sapere di Nargol, sempre il ricettacolo della virulenza, tutta la scuola di magia di Nargol, in più eh, come abilità passive non ci sono direi differenze rispetto a... All'appestato morte, termina anch'esso con le due resistenze eh, aggiuntive, sia di fisica che alle armi da tiro. E passiamo adesso a vedere le quattro unità di fanteria che Nargol avrà all'uscita di Warhammer 3, iniziando da un'unità molto carina, molto simpatica. Comunque, lo sciame di Nurglini in grado di fare attacchi benefici sono totalmente privi di armatura, hanno una disciplina piuttosto bassa di 50, vedete è un valore molto medio, velocità di 34, leggermente inferiore a diverse unità di fanteria, ma abbastanza in linea, quindi una, una velocità discreta per le unità di Nargol, attacco corpo a corpo di 24, ma sono in grado di dare veleno e attacchi magici e questo li rende decisamente più interessanti, scarsissima la difesa corpo a corpo di 24, niente di che la forza dell'arma di 28 con solo 4 danni penetranti, quindi unità da utilizzare non contro unità corazzate avversarie, bonus di carica solo di 14, quindi inesistente. Abilità, è in grado comunque di causare paura, ha uno schieramento d'avanguardia, molto utile per questa unità secondo me, si può nascondere nella foresta, è un'unità chiaramente demoniaca, nugolo di mosche, esilio, instabilità demoniaca che le vanno comunque a rendere più pericolose, considerando anche il valore basso che hanno di disciplina e comunque hanno resistenza fisica aumentata del 20% siamo agli untori di Nargolo in grado anch'essi di attacchi benefici armatura niente di che solo 25 la disciplina sufficiente 60 velocità molto molto bassa siamo soltanto a 23 l'attacco corpo a corpo è di 30 anche in questo caso veleno e attacco magico la difesa corpo a corpo è un bassino 32 la forza dell'arma si sarà un discreto 48 per unità del genere con 33 standard ma anche 15 penetranti, quindi un'unità che potrete giocare anche contro unità corazzate dell'avversario. Bonus di carica ancora meno: soltanto 8, no, no, non sono eh, unità, certo, interessanti come abilità di carica. Abilità causa paura, comunque, anche questo interessante. Nascondersi di foresta demoniaca, nuvolo di mosche, esilio, instabilità economica e demoniaca che comunque vanno a rafforzare i danni che queste unità fanno quando la disciplina comincia ad abbassarli, resistenza fisica del 20%. E adesso arriviamo a quello che secondo me è la fanteria migliore a disposizione di Nargol, quantomeno per reggere il fronte e si parla dei reietti di Nargol. Un'unità con armatura, con furia, le unità con furia causano danni maggiori se hanno la disciplina alta, attacchi benefici. L'armatura è un'eccezionale 85, sì sono privi di scudo, quindi li potrete taggare con i vostri tiratori per eliminarli il prima possibile, perché questa è un'unità tosta. Disciplina eccellente, 70, questi sono dei combattenti nati. Molto molto buona la velocità di 42 per un unità del genere piuttosto grossa, piuttosto ehm, pesante con l'armatura che hanno. Buono l'attacco corpo a corpo di 32 con danni da veleno, bassina per un unità del genere la difesa corpo a corpo. Mi sarei aspettato un valore più alto. La forza dell'arma è un ottimo 58 con 44 danni standard e 14 penetranti e invece si arriva a, per unità del genere, a un bonus di carica interessante perché siamo a un livello di 36. Quindi niente, niente male per questa unità che io considero eh, la fanteria migliore che ha Nargol a disposizione. Come abilità causa paura, in più, oltre al resto, essendo in grado anche di causare paura non è niente male, si può nascondere comunque nella foresta, è immune alla psicologia, quindi è immune agli attacchi psicologici di paura e terrore, anche questo molto bene. In più attenzione a furia, che è un'abilità passiva è in uso se la disciplina è maggiore del 50% rispetto al valore base e questo cosa dà da un più 10% ai danni dell'arma sia standard che penetranti, non di che tanto in più perché è un 10%, però comunque non male, più 10% al bonus di carica, ma soprattutto un più 8% di attacco corpo a corpo, che per unità del genere direi che è una eh, abilità passiva molto molto importante. L'ultima fanteria sono gli untori di Narbol esaltati, una fanteria con spada, attacchi a lunga gittata speciali e attacchi benefici. L'armatura si scende 35, niente di che e sono privi di scudo, quindi anche in questo caso attenzione tiratori avversari, la disciplina è comunque un valore molto buono di 70, la velocità però si scende drasticamente, si arriva a un 23, guardiamo, possiamo vedere quante unità di nargol siano estremamente lente e quindi avere la possibilità di giocarsi in urglini come avanguardia per ingaggiare subito il nemico sì, magari perderete i urglini, ma darete modo alle vostre unità molto lente di avvicinarsi all'avversario eh, l'attacco corpo a corpo è un buon 38 con danni da veleno e attacco magico non male la difesa corpo a corpo che siamo a 40 buona la forza dell'arma di 52 34 danni standard 18 quelli penetranti inesistente il bonus di carica, soltanto 8 a due munizioni però di tipo magico con portata di 70, mm, quindi un valore simile a quello di una pistola, nel caso correggetemi, mm, comunque un valore normale per eh, queste due munizioni, certo, non da colpire a chissà grandi distanze, però una Uh, munizioni che sono in grado di dare 42 danni, 9 standard, ben 21 quelli penetranti, quindi meglio se riuscite a utilizzarli su unità corazzate del nemico. E sono in grado anch'essi di dare danni da veleno e, per appunto, penetrazione d'armatura, come abilità, a causa paura, nascondersi in foresta, demoniaca, nugolo di mosche, esilio. Instabilità demoniaca e una resistenza fisica del 20%, per cui eh, è in grado di ridurre i danni causati dall'avversario, danni di tipo non magico. Ricordatevelo. Passiamo adesso ai mostri e alle bestie da tiro, iniziando con i Cavalieri ronzanti di Nargol, Teste di Morte, unità di tipo bestia da guerra volante, pendente le armature. Armi a lunga gittata speciali e in grado di fare anch'esso attacchi benefici. Le statistiche, l'armatura 40, niente di che, ma per unità del genere eh, più di quanto mi sarei aspettato. Molto buona la eh, disciplina 70, e qui c'è un bel valore di velocità 90. Questa è un'unità decisamente veloce. L'attacco corpo a corpo non è niente male. 33 non eccezionale ma non male. Il valore di 33 con danni da veleno e attacco magico. Quindi um, un valore interessante per questa unità, una difesa corpo a corpo di 36, in grado di dargli un po' di difesa una volta che avrete attaccato, ingaggiato l'avversario. Forza dell'arma di 95 con danni standard di 30. Ben 65 quelli penetranti, infatti, a penetrazione d'armatura. Quindi, anche in questo caso un'unità che è utilizzata, soprattutto contro unità corazzate è in grado di essere decisamente più incisiva. Purtroppo. Bassissimo il bonus di carica di 16. Ma 7 munizioni per attacchi a distanza di tipo magico comportata anche in questo caso di 70 potenza di tiro 125 con danni di tipo veleno e penetrazione dell'armatura danni che sono di 30 quelli da proiettili 60 quelli penetranti il tempo di ricarica è di 7.2 secondi il valore ricordatevelo che visualizzate qui è su 10 secondi bene quindi eh, attenzione anche a questi aspetti. Eh, di questa unità purtroppo paga il bonus di carica. Io mi sarei aspettato un bonus di carica maggiore da questa unità. Anche perché eh, tra il valore dell'armatura e la difesa corpo a corpo non è un'unità da tenere tantissimo ingaggiata in corpo a corpo a mio avviso. Ma del resto... Non è neanche un'unità di quelle carica, arretra e ricarica perché purtroppo sconta questo bonus di armatura piuttosto basso. Come abilità abbiamo causa paura, anche in questo caso è in grado di eh, lanciare i suoi proiettili anche mentre si muove, questo è decisamente interessante, demoniaca, può volare, nugolo di mosche, esilio, instabilità. Demoniaca, resistenza fisica 20%. Passiamo a vedere lo Strazia Anime: è un mostro da tiro con armatura per le armature anti fanteria e causa terrore. Andiamo a vederne le statistiche. Decisamente eccellente l'armatura di 90, privo di scudo, ma una bella armatura di 90. Disciplina 65, buona ma non buonissima. Molto valida la velocità 75, una. No? quindi un'unità ben veloce attacco corpo a corpo di 42 con danni da veleno e magici quindi un buon valore bassina invece la difesa corpo a corpo soltanto 35 la forza dell'arma è 450 quindi un valore decisamente importante compre in relazione all'armatura i danni sono 135 standard 315 quelli penetranti onus di carica 30 per unità del genere, visto quel, i valori medi di Nargol, è un, un bonus di carica non male. In più, è in grado di colpire dalla distanza con 15 proiettili a disposizione: 15 munizioni. Se volete, in grado di dare attacchi magici. Interessantissimo la portata. Un bel 360 quindi una bella gittata, bella lunga con potenza di tiro 396, in grado di dare veleno come danni aggiuntivi e penetrazione dell'armatura. I danni sono 30 standard, ben 70 i penetranti, aggiuntivi danni da esplosione, perché questi sono proiettili esplosivi, ulteriori 30 danni standard e ulteriori 60 danni penetranti. Colpi per raffica sono ben 3 con un tempo di ricarica di 14.4 secondi. Quindi eh, alla, dalla distanza questa qui è un'unità decisamente interessante. Certo, i colpi per raffica sono ben tre, quindi la vostra scorta di munizioni scenderà alla svelta, ma se sapete usare nel modo migliore questi proiettili, beh, eh, non sarà niente male perché guardate i danni che è in grado di fare. In più andrete anche a rallentare l'unità nemica, eh, e magari se i proiettili gli ultimi li usate diciamo all'ultimo che prima che questa vada in combattimento corpo a corpo gli darete anche un malus al 15% dei danni dall'arma come abilità è assediante quindi anche in questo caso se avete uno strazio anime potete fare a meno di eh, costruire macchine d'assedio per attaccare una città fortificata è in grado di causare paura e terrore demoniaca Nuvolo di mosche, ferite, esilio, instabilità demoniaca in più una resistenza fisica del 20% e quindi diminuzione dei danni subiti. Eh, del resto, comunque, con una bella armatura di 90, beh, direi che eh, buttare giù quest'unità ce ne vorrà un po'. Consiglio è quindi quella di attaccarla dalla distanza, visto che è privo di armatura e ha una difesa corpo a corpo di 35 e quindi quando è angaggiata corpo a corpo eh, anche li subisce ma soprattutto priva di scudo dalla distanza è più facilmente targettabile e finiamo eh, con andare a vedere i mostri e le bestie iniziando dalle furie del caos Fanteria corpo a corpo volante molto veloce schieramento d'avanguardia armatura bassina solo 20 Decisamente scarsa, molto bassa la disciplina di 35, molto, molto buona la velocità di 110, un'unità molto, molto veloce. Attacco al corpo a corpo, niente male di 36, con danni da veleno e attacchi magici, viceversa, molto basso la difesa corpo a corpo, soltanto 18. Forza dell'arma interessante, di 44, con 32 standard, ma anche un bel 12 penetranti. Bonus di carica, 24, quindi non do a sottovalutare per le unità di Nargol. Eh, andiamo a vedere le abilità. Causa paura, schieramento all'avanguardia, demoniaca, può volare, nuvolo di mosche, esilio, instabilità demoniaca e resistenza fisica del 20%. Un'unità che secondo me è sacrificabile, come sono sacrificabili i nurglini, unità che eh, secondo me dovrebbero essere molto spesso usate in avanguardia per andare ad attaccare subito l'avversario, magari utilizzando i nurglini per andare contro le fanterie, le eh, furie contro i tiratori avversari in modo di dare tempo alle lentissime unità di Nargol. Di avvicinarsi e di andare in corpo a corpo dove Nargol può fare la differenza. Proseguiamo con i rospi della peste di Nargol, bestia da guerra antifanteria con attacchi benefici. Un'armatura sufficiente di 50. Molto arsina, anche in questo caso la disciplina 50. Non male, decisamente buona. La velocità di 59. L'attacco corpo a corpo scarsino, solo 30 con danni da veleno e attacchi magici. Difesa corpo a corpo. Anche in questo caso non un granché. Abbiamo un valore di 24. Forza dell'arma 50 con bonus contro la fanteria, abbiamo un valore standard di danno di 35, 15 di penetranti e un bel bonus di 7 contro la fanteria. Quindi un'unità che è in grado di attaccare sia unità con e prive di armatura bonus di carica anche in questo caso buono di 36 unità che quindi possiamo anche pensare di eh, mandare all'attacco sfruttandone il bonus di carica e poi tirandola indietro considerando che ha una difesa corpo a corpo piuttosto bassa di 24 e un'armatura di 50 possibilmente se utilizzata eh, una carica dietro l'altro potrebbe essere il modo migliore di utilizzarla come abilità causa paura nascondersi demoniaca nugolo di mosche esilio instabilità demoniaca resistenza fisica 20% passiamo alla bestia di nargol pennere le armature rigenerazione attacchi benefici un'armatura di 50 siamo analoghi all'unità precedente. Si sale un po' con la disciplina, si arriva a un sufficiente 60, non male comunque mi aspettavo, eh, minore la velocità di questa arma, di, della bestia di Nargo, invece la velocità è un buon 40, eh, superiore a tante fanterie. Un attacco corpo a corpo di 32 con danni di tipo veleno, ma anche attacchi magici, difesa a corpo a corpo di 34. Dell'arma un bel 300, completazione d'armatura. I danni sono 100, di tipo standard, 200 quelli penetranti. Quindi unità da utilizzare contro unità corazzate e avversarie. Principalmente, bonus di carica ridotto soltanto 18. Uh, come abilità, abbiamo anche in questo caso assediante. Quindi ripetiamo, anche in questo caso potete fare a meno di costruire macchine d'assedio causa paura, demoniaca, rigenerazione, attenzione anche qui l'abbiamo vista ma l'andiamo a ripetere è in grado di autocurarsi eh, ma attenzione perché è debole ai danni da fuoco nuvolo di mosche ferito, esilio e scia vischiosa che eh, è sempre attivo è una maledizione che intorno a sé per 15 metri va a debaffare gli avversari un attacco corpo a corpo di meno 5 e una velocità di meno 10% passiamo alle mosche della peste bestie da guerra volanti per le armature un'armatura di 40 disciplina scarsina 60 buona la velocità di 90 l'attacco corpo a corpo si arriva a un decente comunque 31 con attacchi velenosi e attacco magico bassa decisamente bassa la difesa corpo a corpo, forza dell'arma di 80 con penetrazione dell'armatura, i danni sono 25 standard, 55 quelli penetranti e anche in questo caso però abbiamo un bonus di carica piuttosto, piuttosto basso di 16 che ne limita decisamente le possibilità di impiego eh, di attaccare, ritirarsi e ricaricare perché eh, è un bonus molto basso, eh, un'unità che invece poi una volta vista ingaggiata in corpo a corpo con questo valore di difesa corpo a corpo e questo valore di armatura beh 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 beh, beh. può pagarne abbastanza la svelta delle conseguenze comunque un'unità in grado di causare paura demoniaca può volare nucleo di mosche esilio vedete mi ricordo comunque nei coli di mosche che da una difesa corpo a corpo di più 9 impegnata in corpo a corpo quindi eh, tornando un attimo alle statistiche la difesa aumentata di 9 si arriva a 33 è già un po meglio ma insomma attenzione a come usarla lo stesso e comunque finiamo con resistenza fisica aumentata con 20 passiamo ai cavalieri della peste di nargol anch'essi Vesti da guerra, antifanteria con attacchi benefici. L'armatura rimane standard <ride> in questo tipo di unità, mi sembra. Sono ben 3 che hanno il valore di 50. È sufficiente alla disciplina, di 60. Buona alla velocità, di 59. Attacca corpo a corpo di 32 con danni velenosi e attacchi magici, eh, non male la difesa corpo a corpo di 36, forza dell'arma molto buona di 64 con bonus contro la fanteria in grado di dare 42 danni standard, 22 penetranti, 7 aggiuntivi contro le fanterie, unità che può essere ambivalente per attaccare unità avversarie con e senza... Eh, armatura, quindi, e qui abbiamo un buon bonus di carica di 36. Quindi, in questo caso, può essere un'unità che è in grado di caricare più volte l'avversario e sfruttare il bonus di carica che ha. Come abilità, causa paura, nascondersi demoniaca, nuvolo di mosche, e quindi va a aumentare la difesa corpo a corpo, esilio, instabilità demoniaca, resistenza fisica 20%. La progenie di Narbol la prossima unità fanteria mostruosa con attacchi benefici e riducibile quasi priva di armatura ha soltanto 10, ma molto estremamente disciplinata, un bel valore di 100, non male, la velocità di 42 per eh, quello che è la media delle unità di Narbol, attacco a corpo a corpo di 36 con danni da veleno eh, Così così, la difesa corpo a corpo di 28, la forza dell'arma è di 130 con 90 standard e comunque un buon 40 penetranti. Quindi, anche in questo caso, abbiamo un'unità in grado di attaccare più tipologie di avversario e un buon bonus di carica di 30. Abilità è assediante, causa paura irriducibile. Quindi questa unità non fuggirà mai dal campo di battaglia, anche se crollasse totalmente la disciplina, e nuvolo di mosche. Eh, solitamente, le progenie non è che mi fanno impazzire a me. Eh, secondo me scontano molto eh, questo bassissimo valore di armatura. 10 privi di scudo sono molto, molto, molto. Eh, mh, Uh, attaccabili dalla distanza, sì, se arrivano in corpo a corpo, sono in grado di fare danni. Ma fossi in voi, cercherei di colpirli con le vostre unità da distanza e, e, e fiaccarli. Se non tirarli giù del tutto prima che arrivino in corpo a corpo, passiamo ai parassiti della peste di Nargol: Bestie da guerra volanti, penne all'armatura e attacchi benefici. Uh, un valore di armatura di 40 che ci sta. Non male, disciplina 70, quindi una buona disciplina, buona logia di 90. Un attacco corpo a corpo di 33, in grado di danni da veleno e attacchi magici. Una difesa corpo a corpo, in questo caso direi sufficiente, di 36. Forza dell'arma 95, compensatore d'armatura. Attenzione, buoni danni: 30 di standard, 65 quelli penetranti, più adatti se attaccate. Nemici, corazzati, bonus di carica in questo caso bassino, soltanto 16. Come abilità, causa paura, demoniaca, può volare, nuvolo di mosche, esilio, instabilità demoniaca, resistenza fisica del 20%. Finiamo il, con il grande immondo, in grado di penetrare le armature, causare terrore, attacchi benefici. Armatura, anche in questo caso niente di che, soltanto 40% non è estremamente quindi corazzato. Buona comunque la disciplina con un bel valore di 70, non male tutto sommato per un unità così grande, così grossa, la velocità di 36. L'attacco corpo a corpo è un bel 55, il valore, attenzione, in grado di attacchi da veleno e attacchi magici, un bel valore di difesa corpo a corpo di 45, bello anche la forza dell'arma con 500, penetrazione dell'armatura. I danni sono 150 standard, ben 350 quelli penetranti. Bonus di carica bassina, anche in questo caso, di 20 abilità. Flusso di corruzione come incantesimi, perché ha il sapere di Narbol, almeno in parte, e in grado di danneggiare eh, l'avversario. Miasma pestilenziale va a debuffare l'avversario, come vediamo. Assediante causa paura e terrore, demoniaca, nugolo di mosche ferite, esilio, instabilità demoniaca, figli di Nargol, quindi è in grado di rigenerare danni, resistenza fisica del 20%. Bene, che dire a conclusione di questa lunga carrellata? Un roster che come quasi tutte le fazioni è ancora incompleto. Anzi, siamo incompleti, mancano unità Umane, mancano unità di beastmen corrotti da narbol quindi questi arriveranno successivamente mancano i reggimenti della fama quindi li avremo tutto ciò più avanti sono tutte unità che sono in grado di fare danni eh, in corpo a corpo sia di veleno che magici quindi questo è decisamente interessante unità nella maggior parte dei casi lente estremamente lente e con scarsi valori di carica questi sono un po i due malus eh, di eh, nargol ma attenzione perché hanno tutte quante resistenza fisica del 20% e hanno in più quasi tutte sia esilio che instabilità demoniaca in grado di danneggiare il nemico se quando la disciplina comincia a calare o essere del tutto distrutta e questo eh, va a, chiaramente a rendere più pericoloso l'esercito di narbol eh, con tutti questi tipi di danni extra che è in grado di fare avere sempre comunque tutta un unità che causano danni in avveleno e sono in grado di fare attacchi magici è un bel boost all'attacco eh, per il resto come si diceva un esercito piuttosto lento secondo me eh, converrà utilizzare in avanguardia le due unità disponibili i Nurglini e le Furie per tenere in... magari sacrificandoli, tanto sono unità che non costano un granché non sono così importanti le possiamo sempre reclutare eh, mh, per ingaggiare subito l'avversario in modo da permettere al resto delle truppe di arrivare perché sono, come abbiamo visto, decisamente decisamente lente. Ma adesso sta a voi: al termine di questa lunga carrellata, aspettiamo i vostri commenti in merito. Cosa ne pensate di questa unità? Quali sono, a vostro giudizio, i punti forti e i punti deboli del roster di narcol dal vecchio bastardo un grazie a tutti quanti per aver visto questo video, lasciate un like se vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!